Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Anche questa puntatona è dedicata al collasso Italia. Sono utili le tecnologie per l'allevamento degli insetti, le farine di insetti, la carne o il pesce sintetico? Prima ragione tecnica, carne di manzo, maiale, pecora, pesce, eccetera, sintetica. Potrebbero essere molto più pericolosi, causando allergie e cancri, di quanto sia invece naturale e sano il consumo di un animale allevato, sano e ragionevolmente felice. Ammazzare per avvelenamento l'umanità sarebbe una buona strategia per ridurre la popolazione. Abbatte in effetti il costo prospettico delle pensioni nel primo mondo. Certo, si potrebbe avere un picco nella sanità, ma un boom di malattie endemiche di massa creerebbe il collasso del sistema sanitario, come si è già ben visto nell'epidemia Covid. Ed assisteremo ad una replicazione della strategia di rigenerazione di Soros, che dopo l'aerobico SARS-CoV-2 passerebbe al contagio direttamente dal nostro piatto. Seconda ragione logica. Ecco, le tecnologie alimentari artificiali sono ottime per una colonizzazione lunare e marziana. Obiettivamente non si possono portare a pascolare gli armenti sulla Luna o su Marte. Non c'è atmosfera, non c'è erba, non c'è aria, non c'è acqua. Nemmeno dei coloni terrestri sulla Luna o su Marte potrebbero mangiare tutti i giorni quaglia arrosto oppure uovi di quaglia. L'allevamento di insetti potrebbe in effetti boostizzare, accelerare, potenziare l'allevamento di pesce qui sulla Terra, riducendo la pressione umana sugli oceani. Sai, poco sfruttati sono infatti le potenzialità dei mari, a parte per la pesca. Perché, diciamo, gli oceani per la coltivazione alimentare sarebbero molto più efficienti, dato che un metro quadrato di mare si sviluppa in profondità nella dimensione del volume, sin dove la luce solare arriva sott'acqua, differenza di un terreno. La coltivazione di alghe marine, ad esempio, potrebbero sostenere il cibo per l'allevamento del bestiame, compensando i cali di rese agricole per danni da cambiamento climatico. Ma le tecnologie di carni sintetiche non sono variabili chiave di terra di XXI secolo. Ecco, se te mangi la carne clonata, ammesso che poi non crepi di cancro, è normale che poi a pranzo un consumatore voglia un bicchiere d'acqua fresca e potabile. Che si fa con gli shock idrici? Si va ad imbottigliare l'acqua del Polo Sud? Oppure ci si beve l'acqua desalinizzata? Oppure l'acqua distillata dallo spurgo dei condizionatori d'aria? Ecco, diciamo per assurdo che sulla Terra si inizia a produrre carne sintetica per tutto il mondo. Poi il consumatore però del secondo e terzo mondo vorrà comunque il condizionatore, uno smartphone, un frigorifero, almeno un'auto, una casa, della mobilia, la scuola, l'università, l'acqua corrente, l'acqua calda, gli ospedali, internet, eccetera. Ecco, resterà comunque la domanda e il fabbisogno energetico di 9.7 miliardi di persone nel 2050, con maggiori esigenze dell'oggi, appunto, anche per l'adattamento ai danni da cambiamento climatico. Tali fabbisogni energetici potrebbero impattare sulla dinamica del melting degli idrati di metano in Siberia, con potenti rilasci di impulsi di metano che renderebbero la situazione ancora peggiore. Ora, l'energia nucleare da fusione non sarà disponibile prima del 2050, ammesso che funzioni, ammesso che nascano durante la costruzione del prototipo ITER in Francia delle innovazioni di processo che possano permettere la riduzione del 50%, ci vuole circa 30 anni per costruirla praticamente, una centrale a fissione, ammesso che funzioni. E immaginiamo che durante la costruzione iniziale del progetto vi siano però delle innovazioni di processo
tali da poter contrarre successivamente a regime i tempi di costruzione. E poi obiettivamente serve che questo know-how venga distribuito al secondo mondo e al terzo mondo in modo gratuito o a bassissimo costo, in modo da evitare che i paesi del secondo e terzo mondo usino i carburanti fossili per il proprio sviluppo e per effettuare la propria rivoluzione industriale e sostenere i propri fabbisogni, quindi che non usino appunto i carburanti fossili. Però ecco, questa cosa prima del 2050, 2060, 2055, ecco, sarà piuttosto difficile che prima del 2055 inizino praticamente a diffondersi le centrali nucleari a fusione nel mondo. Quindi restano praticamente i fabbisogni energetici di 9.7 miliardi di persone al 2050, che non potranno utilizzare la fonte di energia della fusione nucleare. Terza regione socio-economica, se te mangi la carne e la verdura sintetica, immaginando la rimozione dell'attività agricola e dell'allevamento nel mondo intero, ecco, cosa faranno i miliardi di agricoltori e di allevatori del secondo e terzo mondo? Passeranno tutto il giorno sugli smartphone a giocare con il metaverso? Oppure si metteranno a prendere lauree via internet con gli smartphone per riciclarsi ingegneri, chimici, commercialisti, avvocati, soldati, medici, eccetera? Ecco, è obiettivamente tutto poco credibile. E invece, a mio avviso, molto credibile che la carne, il pesce e la verdura sintetica con bottigliette di plastica biodegradabile imbottigliate al Polo Sud con acqua potabile siano per il Nord America gli strumenti del BAO, business as usual, per compensare i danni d'accambiamento climatico in Nord America. In fondo, la popolazione nordamericana dedica all'agricoltura non supera il 5% della forza lavoro. Quarta ragione di tipo etico-logico. Pensare ad abolire l'agricoltura e l'allevamento per sostituirli con robe sintetiche prodotte artificialmente, a mio avviso vuol dire accettare scientificamente il piano di distruzione di tutto l'ecosistema del pianeta Terra, rompendo il legame di habitat uomini. Finché esiste il legame habitat-uomo, ecosistema, quindi c'è sempre la speranza che l'uomo metta da parte le ideologie e le religioni ed implementi una politica di controllo demografico, risolvendo almeno metà di tutti i problemi di pianeta Terra. Stranciare il legame habitat-naturale-uomo vuol dire che dilagherà il paradosso di Jevons, quello che si potrebbe risparmiare in termini di emissione di gas serra dalla rimozione del settore dell'agricoltura e dell'allevamento nel primo mondo, facendo transitare la produzione di cibo al settore secondario dell'industria. Per il paradosso di Jevons, il risparmio delle emissioni di gas serra finirebbe vanificato per maggiori consumi nei settori secondario e terziario dei paesi del primo mondo, vedi ad esempio la cagata del delirio del metaverso, quanto soprattutto dalla crescita dell'emissione di gas serra per crescita economica di secondo e terzo mondo, che continueranno ad usare i carburanti fossili e non smetteranno di utilizzare l'allevamento e l'agricoltura per la produzione di cibo. Quinta ragione di precauzione contro le merdate nordamericane. Ecco, la carne d'allevamento nordamericana è molto nociva all'alimentazione umana. Sono in uso in Nord America ormoni e altre sostanze pericolose che sono vietate in Europa. Bene, a mio avviso, andare di piombo sui troiai che mettono sul mercato i nordamericani, che guardano solo al BAO, business as usual. Insetti come cibo o carne sintetica non sono variabili chiave di pianeta Terra di XXI secolo. Le guerre sono variabili chiave di pianeta Terra di XXI secolo e purtroppo detoneranno. Una politica di controllo demografico mondiale sarebbe una variabile chiave di pianeta Terra di XXI secolo. Ma nessuno ne parla.
le ideologie degli stati nazionali e delle religioni si oppongono ad una politica di controllo demografico mondiale. Una tardiva politica di controllo demografico in Africa ad 1,8 miliardi di persone nel 2050 sarebbe variabile chiave di pianeta Terra di XXI secolo, rendendo il Mediterraneo sempre impossibile da gestire per gli europei, ma anche uno scemo capisce che una bomba demografica da 1,8 miliardi di persone è un affare impossibile da gestire, ma leggermente meno impossibile di una bomba da 2,4 miliardi di persone. Ecco, ma ci si doveva pensare 25 anni fa o 22 anni fa. Contingentamento energetico pro capite, oppure la rimozione di consumi energivori e oppure di consumi d'acqua equivalenti molto elevati, relativi appunto a consumi voluttuari in tutto il mondo, ecco, queste sarebbero variabili chiave che impatterebbero in modo efficace appunto sul pianeta Terra di XXI secolo, causando minore emissioni di CO2. Ecco, ma nessuno li vuole tagliare alle COP21 i consumi voluttuari. Cosa c'è oltre il picco? Ecco, per i paesi del primo mondo e i pochissimi paesi del secondo mondo che hanno un hard power militare forte, c'è l'opportunità di evitare il collasso. Tutti gli altri stati nazionali si dissolveranno in entità pre-stato nazionale, colonie, protettorati, segmentazioni geografiche per tribù, per religioni, per tradizioni etiche, per localismi, per nomadismo, eccetera. Ecco, a mio avviso il nomadismo nelle aree collassate prenderà un ruolo importante come strumento di mitigazione ai danni da cambiamento climatico, che continueranno ad espandersi anche oltre il 2050. Se la detonazione di terza guerra mondiale in Asia, a mio avviso, è altamente probabile, ma ancora non è ineluttabile, è altresì vero che le guerre puniche due nel Mediterraneo sono ineluttabili. L'Italia ha un collasso davanti a sé. L'Italia, pur essendo stato nazionale del primo mondo, si disgregherà, si dissolverà, non sopravvivendo al XXI secolo. Per il futuro lontano, oltre il 2050, è difficile ragionare oltre il 2050, bah, forse sarà anche difficile distribuire il know-how della fusione nucleare nel mondo, proprio a causa dei collassi già avvenuti, quanto del casino che ne sarà uscito fuori. Se l'eccesso di sovrappopolazione non sarà potato da guerre puniche 2 e da una probabile terza guerra mondiale in Asia, è probabile che scoppieranno oltre il 2050 altre guerre causate dal cambiamento climatico nel XXI secolo, per altri numerosi impatti e ancora più elevati impatti da danni da cambiamento climatico. E le guerre continueranno, forse, a, diciamo, potare la popolazione sino a quando non passerà nel mondo l'idea di un controllo demografico mondiale, che forse però non sarà tanto facile da implementare. Ecco, io nutro seri dubbi che l'ONU possa continuare a esistere nel XXI secolo a causa del suo altissimo costo, quanto dalla sua totale inefficacia politica a svolgere la sua funzione principale. Per questa puntata è tutto, un saluto.